straordinaria territoriale e professionale su tutti i posti vacanti nell'organico dell'autonomia, rivolto a docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015. Tali docenti avranno diritto alla precedenza per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 15-16, ai soggetti immessi in ruolo da graduatoria ad esaurimento nelle ultime due fasi del piano straordinario di assunzioni. Questa disposizione comporterà inevitabilmente delle variazioni delle sedi del personale immesso in ruolo su posti del potenziamento. Tuttavia, il recente contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità, sottoscritto il 10 febbraio 2016 con le principali organizzazioni sindacali del comparto scuola, prevede alcune tutele al riguardo, come ad esempio il limite del 25% dei posti assegnato alla mobilità professionale. Grazie. La ringrazio. La deputata Centemero ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, ha 10 minuti. Grazie, signor Presidente. Non impiegherò così tanto tempo per dichiarare che ci riteniamo insoddisfatti della risposta che il Ministero appunto fornisce. Innanzitutto perché questa interpellanza era stata fatta proprio nel momento in cui erano stati immessi in ruolo i docenti precari assegnati sui posti dell'organico del potenziamento, quindi aggiuntivi, non sono i posti vacanti e disponibili, sono quelli aggiuntivi che le singole scuole hanno individuato e quindi ci troviamo di fronte ad una risposta a mesi di distanza rispetto a quelle che sono state le preoccupazioni di tanti docenti messi in ruolo appunto nella fase C e ci troviamo di fronte soprattutto ad una situazione rispetto alla quale voglio sottolinearlo che nella fase C, rispetto alle richieste della scuola sull'organico del potenziamento, che era volto ad arricchire l'offerta formativa in base ai bisogni formativi della scuola, diciamo che questa richiesta dei bisogni formativi delle scuole non sono state soddisfatte perché pur di esaurire le graduatorie ad esaurimento, che probabilmente era la finalità prima di questo disegno di legge, in realtà nelle scuole sono arrivati nella fase C non esattamente gli insegnanti che sono stati richiesti dalle singole istituzioni scolastiche per potenziare l'offerta formativa. Faccio un esempio molto semplice. Là dove si è, e queste sono cose che sono successe realmente nelle scuole della mia regione, là dove si è richiesto ad esempio degli insegnanti nel potenziamento di matematica, sono arrivati magari degli insegnanti di disegno, di scienze pittoriche, quindi non rispondendo a quello che era il bisogno formativo delle scuole. Detto questo, l'altro elemento che ci rende insoddisfatti nella risposta da parte del Ministero è la questione della mobilità straordinaria di questi docenti. È chiaro che hanno una priorità chi è stato immesso in ruolo nell'anno precedente a questo piano straordinario di assunzioni e questo ovviamente comporterà degli spostamenti. Però, quello che appare dalla lettura del contratto che è stato appunto siglato, che il sottosegretario Toccafondi ha ricordato appunto in questa sede, è una disparità di trattamento tra chi è stato immesso nelle fasi diverse, cioè nella fase 0 e A, e poi nella fase B che risulta essere penalizzata, ad esempio, rispetto ad altre fasi e anche quelli della fase C, anche perché uno dei punti, diciamo, che non è stato preso in considerazione, mentre è stato ad esempio preso in considerazione e di questo noi siamo soddisfatti, il tema della pluralità della scelta educativa, quindi permettere con gli insegnanti che quest'anno erano o in supplenza al 30 giugno o che erano in servizio nelle scuole paritarie di rimanere sui loro posti per garantire la continuità didattica, è stata una buona scelta, ovviamente demandata agli uffici scolastici regionali, però dall'altro punto di vista noi ci rendiamo conto che per quanto riguarda sempre appunto questa fase di mobilità straordinaria,
non vengono prese in considerazione le esigenze familiari di tanti docenti, no? Ci chiediamo, ad esempio, tanti docenti che si sono trasferiti in diverse regioni dell'Italia proprio per prendere servizio nelle scuole in cui sono stati immessi in ruolo, se è stata, diciamo, rispettato il tema della 104, invece il tema dell'avvicinamento al nucleo familiare non viene preso in considerazione, non è stato preso in considerazione. E qui apro un altro punto su cui noi come Forza Italia presenteremo un'altra interpellanza urgente, il tema delle assegnazioni, se saranno ancora possibili le assegnazioni provvisorie, proprio legate però a dei temi specifici, quelli del ricongiungimento con la famiglia e con i figli, perché questo è comunque un problema che molti docenti ci hanno segnalato. Grazie. Sì, grazie collega Centemero, faccio solo presente che queste non sono interpellanze urgenti, sono solo interpellanze, le discutiamo il venerdì quelle urgenti. Passiamo all'interrogazione numero 32062, deputati dell'Orco ed altri, concernente iniziative in materia di imposizione fiscale sui carburanti. Il sottosegretario per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Occorre preliminarmente evidenziare che l'accisa costituisce una delle componenti del prezzo finale dei carburanti e concorre alla sua formazione unitamente all'IVA, all'imposta regionale limitatamente alla benzina, ove istituita, e ovviamente al costo industriale. Il prezzo finale dei carburanti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere e, in conseguenza, la leva fiscale non costituisce uno strumento determinante per la variazione del prezzo di vendita dei carburanti.